Allora, come dicevo, lasciamo un attimo la parte dell'emergency che richiede ancora un po' di debug, ma questo lo facciamo offline, fuori dall'aula, vi dirò poi qual era il problema. E proviamo invece a iniziare a lavorare su questo tema d'esame del gennaio 2017, no? Che lavora sul database country borders. Allora, andiamo per ordine, quindi, visto che è tardi, stiamo stanchi, cominciamo dal punto 1, che è il più facile, e poi affronteremo la simulazione. Allora, il database già lo conosciamo, c'è una tabella di nazioni, una tabella che mette in relazione coppie di nazioni, stato 1, stato 2, indicando la tipologia di contiguità, quindi via terra, via mare, via fiume, eccetera, qual è il tipo di confine, e l'anno a partire dal quale questi stati sono diventati confinanti. Quindi via via che gli stati cambiano a seguito di guerre o scissioni, cose di questo genere, questa informazione cambia. A noi interessa, dice il testo, che i tipi di confine sono diversi, ma ci interessa esclusivamente il confine via terra, cioè il contiguity type uguale a 1. Quindi per noi ci interessa solamente considerare le tipologie di contiguità 1, di tipo 1. Vogliamo costruire un'applicazione che permette di interrogare la base dati, restituire informazioni utili, bla bla bla, fatta in questo modo. Punto 1. Permettere all'utente di specificare un anno di interesse tramite ad esempio questa casella di testo, qui specificava anche possibile sostituire la casella di testo con un menu a tendina, ma nel progetto base c'era predisposta una casella di testo, e di richiedere il calcolo dei confini. Quindi quando l'utente inserisce qua un anno, 2001, clicca su calcola confini, il programma deve creare un grafo che rappresenti la situazione dei confini mondiali nell'anno specificato dall'utente. Le relazioni di confini da considerare sono tutte quelle in cui il campo anno, year, sia minore o uguale all'anno specificato dall'utente. I vertici del grafo devono rappresentare le nazioni presenti in quell'anno e gli archi non orientati, non pesati, devono rappresentare il fatto che le nazioni confinano via terra. E poi bisognava semplicemente stampare l'elenco degli stati indicando per ciascuno il numero di stati confinanti. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Ora, una piccola complicazione finale. L'unica cosa a cui fare attenzione è questa specifica che dice che il vertice del grafo deve rappresentare le nazioni presenti. Quindi se per caso c'è una nazione che non è, che nel 2000, diciamo, non esisteva ancora, quindi non aveva nessuna relazione di confine, questa non deve essere, non dovrebbe essere inserita tra i vertici. Cioè vogliamo evitare di avere dei vertici isolati, perché poi loro rappresentano nazioni, country, che non erano ancora confinanti con nulla, cioè non esistevano ancora all'epoca della loro definizione. Poiché noi non abbiamo... Dov'è? Nella tabella country non c'è una data che dice da quale anno in avanti questa nazione diventa valida, dobbiamo in qualche modo scoprirlo andando a vedere la contiguità. Quindi l'unica attenzione era questa, per evitare di avere poi alla fine degli stati con confinanti uguale zero, perché abbiamo aggiunto dei vertici che non ci devono essere. O li aggiungiamo e poi li togliamo, non so, vediamo cosa fare. Però il testo è chiaro che il grafo non deve avere, è un modo diverso per dire il grafo non deve avere vertici isolati. Ok, allora cominciamo da qua. Io ho importato il progetto in Eclipse, e già, siamo già, lavoro in quell'organizzazione TDP esami, quindi ci rimane, allora per fare le cose ordinate creiamo un branch che chiamiamo soluzione.1. Sì. Ok.
E qui cominciamo a lavorare, così non andiamo a toccare il progetto base, che è quello vuoto, no? Con il testo. Allora, la prima cosa è appunto creare il grafo. Noi abbiamo già in questo progetto, ho sbirciato prima, la classe country, che sarà poi il vertice del nostro grafo, però dobbiamo crearla, creare il grafo. Ci interessa un grafo i cui vertici siano le country e gli archi siano le coppie di country la cui contiguity rappresenta, diciamo, soddisfa un certo filtro sull'anno e sulla contiguity type. Noi possiamo quindi chiedere al database, no, predisporre a livello di DAO, due metodi, no? Uno che dica dimmi quali sono gli stati che sono adiacenti almeno un altro stato nell'anno specificato, e l'altro dimmi quali sono le relazioni di contiguità tra coppie di stati, che sono le due informazioni che mi servono. Nel DAO di esempio c'era un metodo che è load all countries, possiamo partire da lì, non è esattamente ciò che ci serve perché lui me le dà tutte, a me invece servono solamente quelle precedenti l'hanno specificato. Ok, allora noi servirà un metodo che mi restituisca una lista di country get countries from here, a cui passo l'anno. Potrei passarlo come tipologia da java.time.year oppure anche semplicemente con un intero, tanto non ci dobbiamo fare particolari elaborazioni. E cosa voglio io? Io voglio le country, ma non tutte, quelle solamente quelle che hanno almeno una relazione di contiguità in un anno minore o uguale all'anno specificato. Minore o uguale o minore? Cosa c'era scritto sul testo? Minore o uguale? C'era scritto sul testo, qua, scritto qua sotto. Quindi, io proviamo a scrivere la query. Mi interessano le countries, quindi gli elementi di questa tabella, purché il country code compaia in almeno una riga della tabella contiguity in cui l'anno sia minore o uguale all'anno specificato. Questa tabella, per come era costruita, era simmetrica, nel senso che Italia e Montenegro anno 2006, c'è anche Montenegro Italia sempre anno 2006. Quindi a me basta, per sapere se una determinata nazione c'è nell'anno che voglio, guardare solamente o lo stato numero 1 o lo stato numero 2. Non devo complicarmi la vita andare a guardare entrambe le parti. Ok? Quindi la query che posso scrivere può essere semplicemente: dammi i campi di country purché il country.id, il country code, scusate, si chiama, faccia parte dell'insieme dei country code inferiori all'anno specificato. E quindi posso fare ad esempio una query anni data. Seleziona state 1 number from contiguity where, aspetta, forse ci vuole un parentesi tonde qua, where l'anno, che è il campo che si chiama year, minore o uguale 2000, ad esempio. Uno dei tanti modi di fare sta roba è appunto con una query anni data.
Questa select mi dà tutti i codici in azione che compaiono nelle relazioni di contiguità inferiore all'anno 2000 e io controllo che il codice di questa nazione sia in questo insieme. E in questo caso, ad esempio, mi dà 211 righe. Se io cambiassi l'anno, mettessi il 2020, avrei 213 righe, ne avrei di più. Se facessi 1950, ne avrei solamente 93, quindi correttamente più vado avanti con gli anni più aumentano gli stati di cui tiene conto. Allora questa è l'interrogazione che vogliamo fare, poi ci sono tanti modi più complicati di farlo anche. Quindi seleziona tutti i dati dalla country, aperta tonda, spazio, qui sistemiamo gli spazi, gli a capo, queste cosette qua, e ovviamente al posto dell'anno ci devo mettere un bel punto interrogativo, punto e virgola. E poi da qui in avanti praticamente posso copiare ciò che facevo nel metodo load all countries con la differenza che prima di eseguire la query dovrò impostare il valore dell'anno, quindi statement.setInt parametro 1 valore anno. Qui non c'è nulla di strano, preparo lo statement sulla base di questo e imposto l'unico parametro al valore dell'anno, eseguo la query e creo una lista di oggetti country. Connessione viene chiusa, ok. Questo è il primo metodo che mi darà essenzialmente i vertici del grafo, no? Sì, giustamente lei mi fa notare che contType deve essere uguale a 1 e quindi devo aggiungere anche una condizione, grazie di avermelo ricordato, qua sotto, and contType uguale a 1 e quindi ovviamente diminuisce, da 93 diventa 84. Allora, questi sono i vertici del mio grafo. Se vogliamo, per non dimenticarcelo, possiamo già creare il modello e cominciare a creare il grafo con i vertici, poi aggiungeremo gli archi. Qui la mia classe model, internamente avrà certamente un grafo. Di che tipo è questo grafo? Grafo archi non orientati, non pesati, quindi un simple graph. Il cui vertice è il country. E l'arco è un default edge. Chiamiamolo anche graph. Quindi jgraph t.graph
default edge. Ok. E quindi possiamo avere il costruttore del model che mi crea il grafo uguale new simple graph di default edge punto class. E poi abbiamo un metodo crea grafo che, dato un valore di un anno, inizia a creare questo grafo. Per ora creiamo solamente i vertici, ce li possiamo salvare, in una lista, e quindi la lista la chiediamo al DAO, borders DAO uguale new borders DAO, DAO.get countries from here anno. List, manca la definizione, java.util, ok. E a questo punto ho i vertici del grafo. Public void, ho dimenticato il tipo di ritorno. A livello di debug possiamo stampare qualcosa quando abbiamo finito di creare il grafo con tot vertici e tot archi. Quindi i vertici sono vertex set.size e gli archi sono edge set, scusate, punto size. Ok, allora io prima di andare avanti faccio un test model public static void main in cui inizializzo un nuovo model e chiamo la crea grafo sull'anno 2000, ad esempio. Questo è tanto per avere un programma minimale che però poi posso iniziare a testare. No? Qui mi sono già messo in modalità esame. Voglio evitare di scoprire 10 minuti prima della fine del tempo che ho degli errori in una parte banale, nella parte iniziale del programma. Quindi prima possibile voglio arrivare a un programma che gira, che faccia poche cose e poi aggiungiamo. Ok? Quindi, perché mi dice di no? Is undefined, perché? Perché non ho salvato, semplicemente. Ok? Grafo creato con 173 vertici e 0 archi. Se l'anno, anziché il 2000, fosse 1950, sarà solamente 84 vertici e 0 archi. 1950 corrisponde con la query? 84, sì. Quindi
abbiamo un primo riscontro. Ok, andiamo avanti. E qui mi sono fatto il test model proprio come diciamo, suggerimento testuale, perché semplicemente clicco e faccio run, non devo aprire la finestra grafica, inserire il numero, fare calcolo a confini. È la stessa cosa, però è molto più rapido che non dover ogni volta aprire l'interfaccia grafica e inserire i dati, cliccarli a mano. No? Poi l'interfaccia grafica la aggiungiamo, ma quando siamo sicuri che gli algoritmi funzionano, non ci dà più problemi. Ok. Qui abbiamo solamente i vertici, dobbiamo aggiungere gli archi. Allora, anche qua, il modo, secondo me, più veloce in questo caso per aggiungere gli archi è andare a filtrare questa tabella contiguity facendomi restituire semplicemente le coppie di stati che devo collegare. Stato 1, stato 2. Mi farò restituire le coppie degli ID. State 1 number, state 2 number. E poi da lì dovrò ovviamente risalire a qual è l'oggetto country che rappresenta quell'ID all'interno del mio grafo. Ok? E per far questo magari userò una mappa, una identity map, no? Proprio per andare a fare la traduzione da ID a country. Perché altrimenti dovrei costruire due oggetti country e poi tramite l'hashcode il grafo li riconosce, li riconoscerebbe. Per andare a fare la join due volte con la tabella country per prendere tutti i dati che in realtà ho già, no, è tempo sprecato, tempo di esecuzione, ma soprattutto tempo di programmazione. No? Allora, io restituisco una lista di coppie di interi. Direttamente. Non vado a fare il doppio loop per ogni coppia di country, va a vedere se c'è l'arco. Gli archi li ho qui, basta semplicemente filtrarli per anno. E per contiguità ovviamente, se no lei mi sgrida. Quindi mi serve un oggettino stupido che contenga due interi, che è l'oggettino che questo metodo del DAO restituirà, che contiene i due stati. Quindi possiamo fare coppia ID stati. ID non mi piace perché non lo usa, number diciamo. Coppia numero di stato. E che contiene dentro solamente due numeri interi. E li chiamo come le colonne, quindi state 1 number e state 2 number. Getter, setter e costruttore per completare l'oggetto. E siamo a posto. Questo coppia numero di stati sarà l'oggetto che mi viene restituito dal DAO. Public list con la L maiuscola coppia numero stati get stati adiacenti get coppia adiacenti anche lei ovviamente vuole l'anno. E questa farà semplicemente una query, adesso andiamo a scriverci la query sulla tabella contiguity, select, mi interessano solamente il numero dello stato 1 e il numero dello stato 2, from contiguity, where, year minore o uguale 1950, and
Cont type. Con type uguale 1 e mi viene fuori questa cosa qua. Attenzione che è simmetrica perché 2,70 ma c'è anche 72, quindi ogni arco mi compare due volte. Vuol dire che la lista lunga il doppio di quanto servirebbe. Quando farò l'addition nel grafo, la prima volta l'arco viene aggiunto davvero, la seconda volta non viene aggiunto. No? L'addition è un'operazione, non è pericolosa da questo punto di vista. Se l'arco c'era già e il grafo è semplice, come in questo caso, non è un multigrafo, viene ignorato semplicemente l'arco aggiunto. Non avendo dei pesi non rischiamo di fare confusione. Se invece non vogliamo questa cosa, sbilanciamo la query, no? E evitiamo di restituire ogni volta un elemento del suo contrario. Basterebbe dire state 1 number maggiore di state 2 number e abbiamo automaticamente buttato via metà degli elementi. Un problema in meno. C'è un minore, mi piace di più vederlo. Ok, questa è la mia interrogazione che farò nel DAO. Aperte virgolette, chiuse virgolette, incolla. Qui al posto dell'anno metto il punto interrogativo, ovviamente. Ok. E quindi poi mi scrivo il DAO uguale dbconnect.getConnection, prendo un prepare statement dalla connessione, passandogli questa stringa, poi imposto il parametro, parametro 1 anno, 1 anno, eseguo la query, rs uguale st.executeQuery, result set, e dal result set creo la mia lista. Quindi posso creare la lista di coppia di numero di stati result uguale new array list e per ogni risultato while resultset.next aggiungi al risultato result.add un nuovo oggetto di tipo coppia di numero di stati passandogli come primo parametro resultset.get della colonna non get in, sì, della colonna che si chiama state1number e il secondo parametro è la stessa cosa con state2number. Finito questo, chiudo la connessione e restituisco il risultato. Altrimenti restituisco null, così propago l'errore. Quindi anche qua semplicemente una query che mi restituisce una coppia di numeri
che guarda caso sono esattamente gli estremi dell'arco che devo aggiungere. Quindi torno nel mio modello, ho aggiunto gli archi, adesso ho aggiunto i vertici, pardon, adesso aggiungo gli archi. Quindi vertici, archi. Per gli archi devo costruirmi una lista di coppia di numero di stati. Uguale DAO, punto, dammi le coppie decenti relative a quest'anno. E per ogni elemento di questa lista creo un arco. For coppia numero stati C, dentro archi, devo aggiungere un arco al grafo. Un arco che va da c.get stato numero 1 a.get stato numero 2. Ovviamente add edge vuole degli oggetti tipo country, io invece solamente degli int, e quindi mi servirà avere una piccola mappa di conversione per non dovermi scandire ogni volta tutta la lista, una piccola mappa che, dato l'int, che corrisponde al numero dello stato, mi dà l'oggetto stato. Quindi una versione leggera dell'identity map. Countries map. java.util.map. Questa mappa quando la costruisco? La costruisco qui. Appena ho creato il countries, appena mi danno le nazioni, io subito prendo e popolo la mappa. Quindi la creo, countries map. Uguale. New hash map. E poi per tutte le countries this.countriesMap.put c.get code country code virgola c. Quindi ho il lookup rapido da intero a città. Questo lavoro qua lo posso fare dentro il DAO, oppure lo posso fare appena ho ricevuto il risultato. In questo caso sono io l'unico che chiamo questo metodo, quindi va bene anche farlo nel chiamante. Altrimenti, se il metodo fosse chiamato in più punti del programma, sarebbe molto meglio questo lavoro di riempimento della mappa farlo direttamente dentro il DAO, così chiunque lo chiami sicuramente popola la mappa. A questo punto aggiungere gli archi semplicemente graph.addEdge, il punto di partenza sarà c.getStato1, questo è l'intero, voglio lo stato corrispondente e quindi lo chiedo alla mappa. this.countriesMap.get, dammi lo stato corrispondente alla chiave numero di stato 1. E la stessa cosa la farò col secondo parametro. Stato 2. E se tutto va bene, adesso oltre agli 84 vertici ci sono anche 178 archi. 178
è il numero di righe che ci dà la query nel caso del 1950. Quindi ho fatto il grafo. Cosa devo farmi del grafo? Beh, vediamo cosa dice. Allora, il punto B direi che sono a posto. Punto C, stampare, a questo punto l'interfaccia grafica, l'elenco degli stati, abbreviazione e nome, indicando per ciascuno il numero di stati confinanti. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Vabbè, se fosse decrescente devo semplicemente ordinare la lista. Indicare per ciascuno stato il numero di stati confinanti è facile perché basta contare il numero di neighbor, no? Dato un vertice. Quindi il numero di archi incidenti su quel vertice dato. È un pochino antipatico doverlo restituire al controller, perché questo è un valore che dentro il modello è facilissimo da calcolare, però io al controller cosa devo restituire? Devo restituire una lista di oggetti che contengano il country e il numero di stati confinanti. Niente di difficile, però va fatto. Quindi mi va a creare un altro oggetto di comodo di questo genere qui, che chiamiamo country and number, con poca fantasia, scusatemi, che ha dentro un country e un number. Qui ci aggiungiamo il solito costruttore. E ci aggiungiamo i soliti getter setter. E così possiamo usare questo oggetto per costruire la lista che a questo punto il modello restituirà al chiamante. Il modello ha creato il grafo. Poi una volta che il grafo è lì, quando il controller mi dice dammi questa lista, lui la costruisce e la restituisce. E la ordina ovviamente. Per ordinarla, vabbè, potremmo già, visto che questo oggetto ci serve una cosa sola, potremmo già renderlo ordinabile sulla base del number. No? Quindi possiamo renderlo comparable. E aggiungeremo ovviamente l'implementazione di compareTo. Allora, questo confronto dobbiamo farlo sulla base, dobbiamo dare un ordine decrescente per numero. Quindi restituiamo, visto che sono due interi, la differenza normalmente sarebbe this meno other per mantenere lo stesso ordine. Però se io voglio ordinare in ordine inverso farò other meno this. Diciamo meno, mettiamoci meno davanti così salta all'occhio. This.number meno other.number. Quindi this.number meno other.number sarebbe l'ordinamento naturale del campo number, gli ficco un meno davanti e così la funzione sort me li ordinerà dal più grande al più piccolo anziché dal più piccolo al più grande.
Allora, questo oggettino mi permette nel modello a questo punto di aggiungere il metodo che serve al controller. Cosa fai qui? Quindi creiamo un altro metodo che mi restituisca una lista di countOnNumber get stati get countOnNumber, chiamiamolo così. Quindi, cosa faccio? Creo la lista, chiamiamola list genericamente perché è un nome troppo lungo, new, array list, e questa lista la popoliamo con tutti i vertici del grafo, e per ciascuno con il numero di archi adesso adiacenti. Quindi for country c che è nel grafo, alla lista aggiungo un nuovo countOnNumber che ha come country c e come number get prendiamolo da graphs, c'è il metodo neighbor list of graph c punto size. Quindi cosa ho fatto? Il metodo di utilità della classe graph neighborListOf richiede come parametri, ah, qui non ce l'ha, richiede come parametri due, il grafo e un vertice, quindi graph VE e V è un vertice, e mi restituisce una lista di vertici che sono i vertici adiacenti a quello attuale. A me non interessa quali sono, ma quanti. In realtà potevo anche chiedere semplicemente il grado. Così lo faccio lavorare di meno. Non c'è un degree? Eccolo qua, degree of C. Ci ho pensato dopo che mi basta il grado. Così devo costruire la lista con tali elementi. Dopodiché questa lista la devo ordinare. List.sort, devo passare il comparatore. Grazie. E a questo punto gli passo la lista, grazie, altrimenti devo dare un comparatore non comparable. E quindi l'ordine dovrebbe essere già ordinata secondo il criterio che voglio io. E a questo punto potrei restituire la lista al chiamante. Controllo velocissimo col mio test model per vedere che cosa salta fuori da qui e se funziona tutto l'aggancio al controller. Quindi nel mio test model questa lista la chiedo al modello così
e poi la stamperò. Due punti list, system.out format, possiamo stampare il nome della country e il numero di adiacenti, barra n, che sono c.getCountry.getStateName, virgola, c.getNumber. Cosa vuole ancora? Un punto e virgola in fondo. E questo mi stampa tutti quegli 84 vertici, partendo dalla Germania che aveva 22 adiacenti, ben 19 la Russia, 12 l'Austria-Ungheria, eccetera, eccetera, l'Italia 9. Sembrano alti questi numeri. Andiamo a vedere. La Germania cos'è? La Germania, Germany è 255, quindi andiamo a vedere questa query, il 255, e ne ha un certo numero. Se vogliamo sapere quali sono, possiamo aggiungerli anche alla query. Comincia qua, e vabbè, perché la Sassonia e queste altre cose sono stati che non esistono più, perché sono stati poi assorbiti, quindi all'epoca esistevano ancora. Quindi il numero 22 sono gli staterelli, contee, eccetera. A noi sembra tanto, perché effettivamente oggi la Germania non ha 22 stati confinanti, però all'epoca sì, nella storia li ha avuti, diciamo. Il brutto di questo dataset è che ti dice quando cominciano due stati ad essere confinanti, ma non ti dice quando finiscono di essere confinanti, e quindi ti porti dietro dei confini che ormai non esistono più, perché magari lo stato sottostante non esiste più, e però non c'è modo di filtrarli, per come è fatto il dataset. Ok, adesso questa cosa qua, tale quale, essenzialmente la dobbiamo mettere nel controller. Nel controller, in cui a questo punto dunque ho l'anno e la casellina txt anno che corrisponde a questa e poi il txt result che corrisponde all'area di tetto sottostante. Quindi dobbiamo implementare per ora il metodo doCalcolaConfini replicando essenzialmente quello che facevamo nel test model, quindi ormai è facile. Sappiamo che funziona, sappiamo che i risultati sono giusti, dobbiamo solamente più preoccuparci della parte grafica. Quindi quando l'utente clicca su Calcola confini, il grosso del lavoro è capire l'anno che ha scritto. Quindi prendo l'anno come stringa, lo estraggo da txtAnno.getValue. Get text, scusate. Una volta che l'hanno come stringa, provo a convertirlo in intero. Int anno uguale integer.parseInt di anno s. Controllando se per caso non ci sia. Dunque, qual è l'eccezione? Number format exception. Nel caso in cui ci sia un'eccezione, stampo un messaggio di errore e mi fermo.
Quindi sarà txt-result.append text errore di formattazione del testo dell'anno, chiuse virgolette, ed esco dal metodo return. Se invece non ho scatenato un'eccezione, vuol dire che anno è un numero esistente, reale, e quindi posso chiedere al modello di lavorarci. Model.createGrafo. Il model però non ce l'ho ancora, perché qua non c'è ancora un oggetto model, quindi dovrò tornare nel main, creare il model e passarlo al controller. Quindi nel main devo creare il modello e poi passarlo al controller. Questo ovviamente presuppone che il modello abbia un metodo setModel e una variabile privata model. Pardon, il controller è qua. Una variabile privata model. Che sia impostabile attraverso un metodo setModel. This.model uguale model. Cosa ho fatto qua? Initialize, aperto graph, chiuso graph, che vuoi? Scusa, così ti piace? Scemo di lui, aspetta un attimo. Essendoci un errore di sintassi sopra, secondo me si impallinava sotto. Ok. Ah, forse mancava il tipo qua. Ok, a questo punto, avendo dichiarato il model, essendomelo fatto passare dal main, posso chiamare la CreaGrafo passandogli come parametro l'anno dell'utente. Poi mi faccio restituire, ma qui copio dal mio test model, la lista count and number e li scrivo nell'area di testo. Ovviamente devo fare un pochino più attenzione gestendo gli errori, per cui se per caso l'utente mi scrive l'anno 1200, che non era ancora supportato da questo database, la lista sarà vuota e quindi dovrò scrivere un messaggio gentile anziché quindi controllare se list.size fosse 0, stampo.appendText. Non ci sono stati corrispondenti. Altrimenti, per ciascuno stato, non sarà un system.out, ovviamente, ma sarà un text result, append text.
di questa informazione qua. Magari mettiamoci un titolo davanti. \n più a capo. Ok? Quindi se non abbiamo fatto errori stupidi, perché lui... Ok. Se non abbiamo fatto errori stupidi, dicevo, dovrebbe partire anche in formato grafico. 1950. Dov'è? Stati anno 1950 e ristampa. 2000. Da qualche parte ci sono, sono ovviamente il numero maggiore di stati. Un dubbio che ho, se ho fatto la cosa giusta, fatemi provare a eseguirlo al contrario, facendo prima l'anno 2000 ad esempio, e poi 1950, e vediamo cosa mi dice. 5, 6, 7, 10. Ecco, questo è un errore, perché nel 1950 la Russia non esisteva e la Germania aveva 22 vicini, non 23. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo pulito i dati. È uguale a quello di sopra. Lui sta aggiungendo roba a quello di prima. Allora, prima che ho fatto l'esempio col 1950 e poi il 2000, che sicuramente è un sovrainsieme, andava bene. Quando ho fatto il contrario, perché? Perché quando... Queste sono le tipiche cose che poi noi controlliamo, no? Quando alla fine del compito, quando giriamo, vediamo, proviamo a inserire dei dati per... dati leciti o dati sbagliati, per vedere se il programma decise correttamente il dato singolo e anche le chiamate successive. Cosa ho sbagliato io? Ho creato il grafo qua e non l'ho ricreato da zero dentro la crea grafo. Quindi quando chiamo la crea grafo la seconda volta, questo bellissimo add vertices aggiunge i vertici a un grafo che già ne aveva e aggiungerà poi anche sotto archi a un grafo che già ne aveva. Quindi è più pulito fare così, che questo grafo lo creo da zero ogni volta che chiamo la crea grafo. Poi ovviamente dipende dal caso, no? Magari avete degli esercizi o dei problemi in cui il grafo viene creato comunque una volta sola, poi ci devo fare varie operazioni sopra, il grafo non cambia mai, va bene, lo creo quando inizializzo il modello. Ma qua ogni volta bisogna creare un grafo diverso, perché il numero di vertici cambia, anche gli archi, e allora è meglio buttare via tutto e ricominciare da capo, essere sicuri di ricominciare da capo, buttare via tutto. Sulle altre strutture dati sono tranquillo, perché sia countries che countries map, anche loro vengono ricreate ex novo, guarda qua la newest map, e anche le countries viene creata da zero come nuova lista dal DAO, e quindi non rischio di riciclare nulla. Allora, rifacendo questo test col main, 2000, ho queste cose, 1950, vai su, no, è andato troppo,
Eccolo qua, siamo tornati a Germania 22, niente Russia. Quindi è giusto. Ok, commento solo questa print perché mi dà fastidio. Perché ormai il grafo l'abbiamo fatto. E direi che abbiamo completato il punto 1 di questo esercizio. La prossima volta affrontiamo il punto 2, quindi una simulazione che usa come struttura dati sottostante il grafo, per sapere essenzialmente come simulare, ma la cosa, diciamo così, principale, no, a cui dobbiamo riflettere è qual è, cosa stiamo simulando, qual è lo stato del sistema, no, quello che avevo chiamato lo stato del mondo. E devo sapere in ogni stato quanti migranti ci sono. Questo è lo stato. E quali sono gli eventi? Gli eventi sono il fatto che un certo numero di migranti si sposta da uno stato all'altro. Questi sono i due concetti principali. Da lì poi costruiremo la simulazione. Il tipo di evento è uno solo, quindi è molto più facile di emergency, no? Il tipo di evento è solamente si sposta da uno stato all'altro. A dove? E devo aggiornare il numero di abitanti, li sottraggo allo stato di partenza, li sommo allo stato di arrivo, cose di questo genere. Però si ripete tante volte sempre una cosa sola. L'altra cosa che forse non avevamo ancora visto in questa simulazione rispetto a quelle precedenti è la gestione del tempo. Qui non ti dice quanti mesi, giorni, ore ci mettono per fare la migrazione. Ti dice ad ogni istante di tempo, t uguale 1, t uguale 2, t uguale 3, t uguale t più 1, avviene una migrazione. Quindi è una simulazione che avviene per passi. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Incremento il tempo, quindi il tempo non ha un significato reale di orologio, ma è semplicemente un numero intero che calcola il numero di mosse, in certo senso, che sono state fatte, no? Quindi io me lo vedo più come forse migrazione in un risico, che non tra stati reali la cui distanza varia in chilometri. A ogni mossa sposto dei pezzettini. E ho le regole con cui le sposto. Allora, in questo caso il tempo è finto, si misura semplicemente in passi di simulazione e non in secondi o minuti. E quindi è tutto molto più sincrono di quanto sarebbe nella realtà, dove dovrei tenere conto dei tempi reali. Quindi molte volte c'è questa semplificazione qua da fare, il tempo è semplicemente un valore che si incrementa. Va bene, però questo lo affrontiamo martedì prossimo.